Tutto pronto per questa prima gara online, abbiamo 19 piloti al via, scatta in pole position Enzo Bonito che cerca di tenere la posizione su De Salvo. Vediamo la prima staccata, arrivano tutti appaiati e non c'è nessun contatto, quindi Bonito riesce a tenere la prima posizione seguito proprio da De Salvo e da Petri. Queste sono le prime tre posizioni di questa gara online, ricordiamo 19 partecipanti per una defezione. Passeranno alla fase on-site i primi 6 piloti di questa gara. Andiamo alla seconda variante, vediamo anche qua tutto pulito, non succede nulla di strano, nessun contatto sospetto. Rivediamo appunto Bonito che riesce a comunque allungare su De Salvo in questo primo giro con Petri, seguito poi da David Greco, Fantinati. Andiamo a vedere ancora proprio con il leader di questa gara, Bonito, che sembra voler prendere il largo e scappare dal gruppetto che lo segue con De Salvo, Petri, Greco. Seguiti da Fabio Diana e Aldo Massa in sesta e settima posizione. Vediamo che c'è un po' di bagarre tra i due piloti. Vediamo appunto Aldo Massa al sorpasso che cerca di fare su Diana, ma Diana tiene bene la posizione. Intanto abbiamo il contatto tra Pasquali e Cicero. Cicero che si gira, viene colpito poi dal replay che stiamo vedendo da Massetti, che a sua volta colpisce Izzo che va contro le barriere, quindi danno sia per Massetti, per Izzo e per Cicero che perdono gap rispetto agli avversari. Intanto vediamo Diana che è stato passato da Massa e cerca il controsorpasso in fondo alla rettifilo. Vediamo se riuscirà a completarlo. Toccatina tra i due, lo stringe forse un po' troppo, ma il sorpasso c'è. C'è grandissimo sorpasso di Fabio Diana che ora viene incalzato da Aldo Massa. Arrivano alla seconda variante, appaiati. Vediamo come si comporteranno qua. Vediamo Diana che il sorpasso c'è, gli riesce, ma vediamo dal rallenti il contatto di Massa che va a speronare la posteriore di Diana e quindi lo manda KO. Intanto vediamo Massa che ha perso posizioni, c'è stata una bagarre tra quel gruppo di piloti, posizioni apertissime dietro nelle retrovie che valgono magari il sesto, la sesta posizione. Intanto torniamo appunto su Bonito che se ne sta andando, però rimane incalzato dal buon De Salvo che non vuole di certo farlo sfuggire, vuole a tutti i costi questa vittoria anche De Salvo. Vediamo il gruppetto di testa appunto con Bonito, De Salvo e Petri, poi tutti gli altri. Vediamo comunque che c'è veramente un bel gap tra i primi due e il terzo. Vediamo De Salvo che sembra avvicinarsi sempre di più nel corso di questo giro alla staccata della seconda variante, come vediamo dal rallenti, bloccaggio al limite e perde tantissimo terreno, quasi un secondo. Ma intanto vediamo la bagarre dietro tra Mangano e Belardinelli, incredibile, cerca il controsorpasso, ma vediamo Mangano che si è fatto passare da Belardinelli alla Ascari, grandissimo sorpasso di Belardinelli in un punto molto difficile. Intanto vediamo Bonito che sembra aver preso del gap su De Salvo dopo l'errore alla staccata della seconda variante appunto di De Salvo, che potrebbe avere detto addio alle chance di vittoria di questa gara. Siamo appunto nel corso dell'ultimo giro, sta guidando questa gara e lo vediamo sulla bandiera a scacchi. Bonito si aggiudica questa gara online e quindi qualificato alla fase on-site. Grandissima vittoria in testa dall'inizio alla fine. Andiamo a vedere chi sono i sei piloti che si sono qualificati. Abbiamo Bonito, De Salvo in seconda posizione. Abbiamo anche un grandissimo Emanuele Petri in terza posizione, anche lui passerà alla fase on-site. Fantinati, quarto, anche lui qualificato per la fase del 2 giugno a Monza, direttamente in autodromo, insieme a Greco, David Greco, quinta piazza per lui, quindi qualificato anche lui, e ultima piazza per Corrado Civiello. Questi sono i sei piloti che andranno in autodromo a Monza.